Probabilmente la suggestione parte da una serie di fatti di cronaca che negli ultimi anni hanno coinvolto non soltanto in Italia ragazzi molto giovani. Nello specifico, forse la suggestione prima è partita da una foto che ho visto su un giornale online di una ragazzetta nel cortile di un carcere, che però in realtà devo ammettere che pur rimproverando mio figlio per questo atteggiamento ho scrollato velocemente senza approfondire. In qualche modo però quello sguardo lì di quell'adolescente mi è rimasto addosso, ho cominciato a pormi delle domande su innocente colpevole, non sapendo niente. Se a quell'età in cui ti approcci e ti accingi a debuttare nella vita, se si può essere veramente colpevoli, totalmente innocenti. E da lì si sono poi sommate una serie di domande che penso tuttora siano le fondamenta del film. Non troppo consapevolmente, nel senso che questa cosa del giudizio era una cosa, e la dualità che crea personaggi come quelli messi in scena, interpretato uno da Margherita e l'altro da Giorgia Frank, era assolutamente voluta. Credo anche forse con uno sguardo critico l'ipervisibilità che abbiamo oggi attraverso social, la possibilità ognuno che ha di speculare su notizie di cronaca, politiche e via dicendo. E a Margherita, intanto ti faccio i complimenti per il tuo esordio in un Grazie lungometraggio. Un esordio complicato, nel senso il film ha diversi temi importanti, a partire dal body shaming, l'uso dei social, come può essere nocivo. Ti chiedo come ti sei approcciata al ruolo e che esordio è stato per te. Allora, in realtà quella verso il personaggio è stato tutto un lavoro totalmente di empatia, essendo che io non ho mai studiato assolutamente recitazione, non ho mai fatto teatro, niente del genere. È stata empatia nei confronti del personaggio, complice anche il fatto che comunque abbiamo letto più volte la sceneggiatura. Edoardo mi ha fatto molto bene comprendere il ruolo che Veronica aveva in questa storia, in generale. Se posso chiedere, come l'hai trovata, Margherita? Come l'hai scelta? Dopo un lungo street casting sul territorio ligure, dove si svolge il film, lei mi ha attirato e incuriosito nella presentazione che ha fatto, quando io non c'ero, c'era il direttore del casting, e perché aveva un atteggiamento fra l'impertinente, cioè era candido impertinente, e soprattutto perché alla richiesta di un callback per il mio interessamento, lei mi ha detto no, devo tornare a Bologna a studiare. Il caso vuole che io viva a Bologna, quindi ho detto ok, allora quando torno a Bologna ti trovo a Bologna. E lei quindi è venuta anche quell'atteggiamento che mi piaceva perché incarnava esattamente quella cosa dei personaggi che racconta il film, no? Nell'adolescenza sei pieno di quelle contraddizioni che delle volte significano anche fragilità. È arrivata lei quasi con quell'atteggiamento di ti faccio un favore, vediamo che vuoi, vediamo se sei un vecchio pervertito che fa i film sulle ragazzine. E poi in realtà questa cosa qui ci ha fatto conoscere, ci ha fatto annusare e ci ha fatto innamorare l'uno dell'altro, almeno professionalmente. Io vi ringrazio e vi do un grande in bocca al lupo per il film. Grazie mille a Grazie mille. te. Grazie.